Lo vorrei tanto. Partiremo dalle Hawaii e ognuno per la sua strada, come niente fosse accaduto. Chandler, abbiamo detto. Voglio portarti con me, alla mia base, a San Diego. La licenza è finita, parto domani, vieni con me. Chandler. Vieni con me. Non può finire così. Ci penserò. Non c'è tempo. Allora cerchiamo di non sprecarlo. Grazie. Scusi, signore, deve imbarcarsi. Sto aspettando una persona, doveva essere già qui. Ma l'aereo sta partendo, signore. E va bene. Alfa 4367 richiede passaggio ad alta velocità. Tenente, Alfa 4367 richiede passaggio ad alta velocità. Negativo, problemi di inquinamento acustico. Alfa 4367, qui Torre Mojave. Negato, permesso passaggio ad alta velocità. Rispondere, passo. Bel finale e bell'atterraggio, signore. All'uomo della torre è quasi venuto un infarto. Ho voluto chiudere alla grande, capo. La mia auto è qui? Dietro di lei, signore. Buona fortuna. Grazie. Destinazione, signore? Doccia, cambio abiti e Beverly Hills. Prego, signore. Faccia da me. Vostro padre si sposa e desidera avere accanto le sue figlie. Coraggio, fatevi guardare, avanti. Ecco. Molto bene, ottima scelta. Siete bellissime. Muovetevi. Non fate tardi. Ciao, mamma. Andate. E cercate di divertirvi, voglio tutti particolari. Contaci. Mm.
Ciao, mamma. Chandler! Oh, Chandler, sei tornato! È incredibile, sono passati più di 2 anni e non sei cambiata per niente. Oh, su, avanti, entra. Entra. Allora. Come stai? Come va il lavoro? Alla grande, tutti i miei alberghi sono al completo e i residence sono prenotati per mesi. Sul fronte familiare? Sai dei progetti di tuo padre? Ho avuto un suo telegramma. Mi sposo, stop. Vieni al matrimonio, stop. Come mai non sei già al suo party di fidanzamento? Senza prima passare a salutare te. E poi volevo sapere che cosa ne pensi tu prima di andare da lui. A dire il vero, non mi sono ancora abituata all'idea. Sai, lei... quella ragazza è molto più giovane di me. Ma di sicuro non più bella. Oh, Chandler, tu sai come rassicurare una donna. Che gioia riaverti qui. Piaciuto tanto l'odore del tuo dopobarba. Però hai qualcosa di diverso. A me non sfugge niente. No, sono sempre lo stesso. E tu, sorellina? Sono una donna nuova. Non tocco alcol da ben 5 mesi. Sono stata brava, eh? Però continuiamo a tenerla d'occhio. La conosci, no? C'è chi ha tesori di sorelle e chi... sorelle cani da guardia. Chandler, bentornato. Farei poco o molto? Non vorrai perderti il matrimonio. Peter, come ti va? Ma è andata meglio, fratellone. Il nostro settore aeronautico ha raddoppiato i dividendi, hai guadagnato una fortuna. Ma forse non lo sai perché non leggi mai i tuoi estratti conto. Sei tu a seguire gli affari in famiglia. Appunto. Mi fa piacere che te lo ricordi. Comunque, brindo al grande guerriero. Spero che tu non abbia colpito troppi obiettivi civili mentre bombardavi il Kosovo. Peter, non stasera. Questa è la serata di nostro padre. Giusto, dov'è il vecchio corsaro? Scusate, signori, ma devo salutare qualcuno. Il nostro grande pilota di caccia. Da quando sei arrivato? Da un minuto. Congratulazioni per il tuo fidanzamento. Oh, grazie. Credimi, è stato come essere colpiti da un missile. È piombata nella mia vita come... Forse è meglio che te la presenti. Heather, amore, lui è mio figlio Chandler. È stato in missione nel Mediterraneo, nel Pacifico e chissà dove altro ancora. Abbiamo le forze armate. Devo fare il saluto. Sullo attenti quando torna il figlio al prodigo. Piacere di conoscerla. Guarda che faccia. Sei riuscito a folgorarlo. Su, coraggio, tenente. Da un bel abbraccio alla tua nuova mamma. Richard, hai altri figli che ancora non conosco. Ma forse a Saigon. Chiudi quella boccaccia. La userò per mangiare l'oliva. Non so come all'improvviso. Insomma, mi sento un po' stanca. Puoi farmi accompagnare a casa da qualcuno? Naturalmente. Chandler, non hai ancora bevuto. Accompagnala tu. Certo, volentieri. Prendi la mia macchina. Spero che passi tutto, tesoro. Sta tranquillo. Buonanotte. Hai 5 secondi per spiegarti. Sono più scossa di te, Chandler. Non sapevo che tu fossi il figlio di Richard. E vorresti sposarlo? Voglio sposarlo perché lo amo. 2 mesi fa alle Hawaii stavi con me o lo hai dimenticato? Sì, il tuo cognome è Williams, ma ci sono tanti Williams. Saranno decine di migliaia e... non abbiamo mai parlato delle nostre famiglie. Hai idea di quanto ho sofferto dopo le Hawaii? Mi ero innamorato di te. Non è questo il punto.
Ti avevo chiesto di partire con me e sei scomparsa senza dire una parola. Lo so. Lo sai. Hai sempre mentito. Tutto quello che hai detto, qualunque cosa, era una bugia. Sì, è vero, hai ragione. Io ti ho sempre mentito, scusami. Non basta chiedere scusa. Devo tornare al party. No, aspetta un momento. Calmati, Chandler. Aspetta. Ho il dovere di dirlo a mio padre. E glielo dirò. No, gli faresti del male. Non farlo, ti prego. Non vuoi che gli dica che la donna che sta per sposare è una bugiarda? È vero. Noi due siamo stati insieme per una settimana. Una settimana, ma con tuo padre starò per tutta la vita. Se gli vuoi bene, non dirglielo, ti prego. Deciderò io cosa fare, non tu. Ma ti sta implorando. Buonanotte. Cosa c'è? Samantha Sanchez. Ti trovo... Insomma, veramente... Cresciuta? No, volevo dire sbocciata. Sapevo che eri via, al college. Al Brown, economia e commercio. Ora lavoro per tuo padre. Davvero? Che cosa fai? Non lavo i piatti, se hai questo dubbio. Non ce l'ho. In pratica gestisco la sua vita, sia pubblica che privata, e amministro la casa. È un lavoro dirigenziale. La piccola Samantha Sanchez è diventata qualcuno. Ce l'hai fatta, complimenti. Ma non mi sorprende. Chi lancia palle ad effetto come facevi tu da piccola è predestinato al successo. Ho visto che la nostra casa sull'albero è ancora lì. C'è ancora? Me ne ero completamente dimenticata. Sai, i più bei ricordi della mia infanzia sono legati al nostro covo. Tuo padre vuole parlare con te e ti aspetta in palestra alle 9:00. Palestra? Quale palestra? La fidanzata di tuo padre ha fatto riadattare lo studio di tua madre. 9:00. E fossi in te eviterei di arrivare in ritardo. Non ci credo che avevi dimenticato la casa sull'albero. Ciao, figliolo. Sei puntuale. Merito della Marina? Sì, signore. Dai, cosa aspetti? Vuota il sacco. Le tue impressioni? Su Samantha? Quasi non la riconoscevo. Ma che c'entra Samantha? Ethel, non trovi anche tu che sia una donna meravigliosa? Ah? Eh? Allora? Allora? Sì, una donna meravigliosa. Non so cosa pensi. Mio padre vuole sposare una dea. Deve essere uscito di scena, così? Non stavo pensando questo. Ero convinto che ormai per me le donne fossero un capitolo chiuso, sai? Poi ho conosciuto Ethel. L'amo veramente, figliolo. Mi ha cambiato la vita, mi sento rinato. Sono contento. Non prendermi in giro, ma... Non siamo ancora andati a letto. Aspettiamo di essere sposati. Il nostro è un amore vero, figliolo. Un amore sincero. Spero che anche tu prima o poi possa provare un'esperienza del genere. Papà, devo dirtelo. Insomma, ho deciso. Voglio lasciare la Marina. E se l'offerta vale ancora, vorrei lavorare con te. Nella Williams Global Enterprises. Chandler, la mia offerta è sempre valida. Sai, pensavo che potrei iniziare nel settore aeronautico. Un'ottima idea. È sempre stato il mio sogno che tutta la nostra famiglia lavorasse unita.
Ma non voglio privilegi, comincerò dalla base. Voglio farmi strada da solo. Vabbè. Ci occorrono addetti alle pulizie. No, comincerai nell'ufficio progetti. Tutte le cose che hai imparato potranno esserci molto utili. Stamattina c'è il consiglio direttivo. Peter, non fare tardi, eh? Dai, Chandler, vieni anche tu, sarà uno spasso. Vedrai che ti divertirai tantissimo. L'hai accompagnata tu a casa ieri sera. Che ti è sembrato della nostra futura matrigna? Direi che può andare. Una piccola opportunista. Guarda in quegli occhioni di bambola e vedrai solo voglia di quattrini. Papà sembra molto innamorato. L'amore lo acceca e lo istupidisce. Quella donna è un pericolo per noi. Farà in modo di portarci via tutto quanto. Che ne diresti se noi a titolo precauzionale scavassimo nel suo passato in cerca di qualcosa? Non faremo niente che comprometta la felicità di nostro padre. Chiaro, Peter? Agli ordini, figlio modello. Ciao, Richard. Sono in anticipo. No, anzi, sei puntualissima. Le ragazze hanno detto che il party è stato bello. Sì, bella serata. Non sarebbe ora di far conoscere anche a me questa ragazza che vuoi sposare? La conoscerai presto, Gwen. Come si è complicato il nostro sogno iniziale. Da una piccola traballante fabbrica di aerei a un grande impero industriale. È vero. L'avresti mai detto? A quei tempi? Certamente no. Spero che la riunione non sia lunga. Dipenderà solo da quante cose avrei da dire, Peter. Ah, non molte, tranne che lo zio Jack ha chiamato dall'Europa preannunciando utili colossali per la nostra azienda europea. Ho sempre sostenuto che mio fratello è un genio. Dov'è Jenny, lo sapete? Io no, non sono la custode di mia sorella. Ha chiamato, è bloccata dal traffico. Va bene, non l'aspettiamo, veniamo al dunque. Peter, che hai da dire? Riguardo alla vendita del settore aeronautica, hanno raddoppiato l'offerta e dato che in quel settore chiudiamo sempre il rosso, proporrei di accettare facendo salti di gioia. Assolutamente no, Peter, ti avrò detto 100 volte che non venderemo mai il settore aeronautica. Qualunque cifra ci possono offrire. E poi è lì che Chandler dovrà lavorare. Va bene, volevo dirvelo dopo, ma approfitto dell'occasione per dare a Chandler il nostro benvenuto nel consiglio della compagnia. Benvenuto tra noi! Peter, appena abbiamo finito, accompagnalo negli hangar e fallo mettere al lavoro. Con piacere. Potrebbe andar bene per un'auto, però noi qui costruiamo aeroplani. Ricomincia da capo e ricorda che bisogna cercare di ridurre il peso ovunque. Peter, devi esserti perso. Qui ci viene solo la bassa forza. Scott, ti ricordo che non sei più in caserma. Ti ho portato un nuovo schiavetto, Chandler Williams, che ha l'onore di essere mio fratello. Quindi bada come ti comporti. Pilota di marina, riconosco l'odore. Pilota dell'esercito, riconosco il puzzo. E io sento profumo di tintura di iodio. Incrociate i guantoni e divertitevi. Tuo fratello sarà anche un genio della finanza. Ma ogni volta che lo vedo, divento nervoso. Ma questo effetto ha quasi tutti. Benvenuto a bordo. Trasformare questo locale è irriconoscibile. Sei stata davvero molto brava. Deve essere il più bello, è il nostro night di punta. Io e tuo padre siamo molto orgogliosi delle qualità che dimostri sul lavoro. Mi piace lavorare, mi piace molto. A differenza di Jenny, che pensa solo a spassarsela. Oh, lo trovo carino quel Billy. Sono insieme da quanto? 3 settimane? Appunto. Per Jenny è un vero record. Beh, lei sembra contenta. A questo punto è l'unica cosa che conta. No, quel ragazzo non mi piace. Andiamo, Lori. Non fare al tuo solito. Stavolta restane fuori. E ora, se vuoi scusarmi, un invito a cena. Hai fatto un capolavoro. E in quanto a Jenny, lasciala stare. D'accordo? Ciao. Buona serata.
Avrei anche dovuto lavorare stasera. Lori mi farà una scenata. Lascia scopare lei. Noi andiamo a cena. Non ho capito se era un bacio o se volevi fare un assaggio di tequila. Non mi piace. È poco alcolica. Allora, dove hai deciso di portarmi a cena? Sai, ci sono tanti bei posti, però la mia barca è più intima. E il guaio è che una volta sulla barca non ti saremo più alla cena. Lo sai, vero? È un grosso problema. Ti aspettiamo. Tipica ragazza in carriera, lavori giorno e notte, non hai tempo per te stessa. Hai la mia compassione. Veramente stavo andando via. Tu dovresti dormire qui, c'è una stanza accanto alla mia, con una comoda porta di comunicazione. Preferisco stare a casa mia. Sì, casa tua, a Marvista. Cos'è, un quartiere di operai o di immigrati? Devi dirmi altro? Sì, questa luce dona molto ai tuoi occhi, sei bellissima. Samantha, io devo dirti quello che sento. Credo di averlo capito. Purtroppo questa cosa non è reciproca. Puoi mettermi alla prova? Senti, mi dispiace, Peter, ma non sei il mio tipo. Cerca di capirlo. Ma cosa? Se pensi che sia cotto di te, ti sbagli di grosso. Per me non esisti neanche. Ah, ecco di che si tratta. Continui ad avere una fissa per Chandler. È assurdo. Non lo vuoi capire che per lui rimarrai sempre la piccola compagna di giochi? La bambina che andava con lui nella casa sull'albero mentre sua madre lavava i panni. Tuo padre e tua madre le volevano bene e la rispettavano. Cosa cambia? In quanto a Chandler, posso predire che non rimarrà per molto. Perché o se ne andrà, o fallirà, o si ribellerà. E tu farai di tutto perché questo accada, vero Peter? Come puoi soltanto pensarlo? Chandler è mio fratello. Io voglio soltanto il meglio per lui. Buonanotte, Samantha. Che ore sono, fa vedere? Accidenti, devo tornare al nightclub. Ah, com'è tardi. No, resta con me. Ancora non lo vuoi capire. Mia sorella Lori non fa altro che cercare pretesti per lamentarsi di me con mia madre. D'accordo, quando potremo rivederci? Domani sera, se puoi. Cosa dico, no? No, domani non posso. Ho la cena di mio padre. Aspetta un momento, dove ho la testa? Puoi venire con me, se vuoi. Sarebbe ora che tu conoscessi il resto della mia famiglia. Sarà un onore. 7 in punto. 6464 Beverly Drive. Ah, non te l'ho ancora detto. Sei stato favoloso. Anche tu. La prossima volta andiamo in mare aperto.
Billy. Lori, se cerchi Jenny è andata via. Non cerco lei, voglio parlare con te. Jenny non fa che decantare la tua barca e questo delizioso porticciolo. Ho come la sensazione che tu non sia venuta per la barca. No, indovinato. Mia madre vuole che non mi mischi, ma non posso farne a meno. A meno di cosa? Non devi più vedere mia sorella. Non dire sciocchezze, mi ha appena invitato alla cena di tuo padre. Ti consiglio caldamente di non venire alla cena, Billy. Se vuoi evitarti gravi problemi, non devi più incontrare mia sorella. Se non vuoi che racconti quello che ho scoperto sul tuo conto. Scarichi il camion, poi le dirò dove sistemare tutto. Bene. Chandler, ciao. Ho cominciato a far portare qui un po' delle mie cose. Devo andare al lavoro. Vuoi scusarmi? Sì, Chandler, io volevo ringraziarti. Grazie per non aver raccontato niente di noi a tuo padre. Desidero proteggere la sua felicità. E se questo vuol dire mantenere il segreto sulla nostra storia, lo manterrò. Finché non gli farai del male, come hai fatto con me. I vestiti di sopra, seconda porta a sinistra, grazie. Bene. Samantha, salve. Heather, le chiamerei Richard, ma ho una riunione con gli avvocati. Ero convinta che avrebbe fatto il trasloco la settimana prossima. Porto qualcosa ora e porterò tutto il resto dopo. Quello che sto facendo la offende, Samantha? No, di certo. So che la casa è stata sotto il suo dominio per un lungo periodo. Non è sotto il mio dominio, devo solo curarne la gestione. Sì, ma quando io e Richard saremo sposati, sarà più opportuno che sia sua moglie a gestire la casa. Non è d'accordo? Certo, naturalmente. La posta, signorina. No, me ne occupo io. Grazie. Ah, questa l'hanno consegnata nella casa sbagliata. Capita spesso, la porterò io qui di fronte. Non importa, Samantha, farò da sola. Allora se vuole scusarmi. L'hanno portata a casa nostra per sbaglio. Gwen, non è vero? Heather, la fidanzata di Richard. Chi l'avrebbe mai immaginato? Ah, grazie. Vuole accomodarsi in casa? Sì, con molto piacere, ma potrò restare poco. Gwen ha una splendida casa. La trovo così allegra, così originale. La casa di Richard invece è così austera. Oh, ci farà l'abitudine. Ah, sto già cominciando. Ma farò cambiare l'arredamento. Voglio rendere la casa più moderna. Non è sempre la soluzione migliore. Oh, lei sostiene che sia migliore l'arredamento vecchio stile? No, sostengo che un buon arredamento in stile non passa mai di moda. Sì, ma spesso manca di fantasia. Fatalmente qualche volta succede. Mi scusi, stiamo parlando di arredamento o di altro? E di cos'altro staremmo parlando? Ah, la ringrazio di essere passata. È stato un piacere conoscerla. Piacere mio. Accordi prematrimoniali. Sempre sgradevoli, ma purtroppo essenziali. Ciao, amore. Stavo dando un'occhiata a questi documenti. Dovrete firmarli tutti e due. Io ho già firmato, non te l'hanno detto, Peter. Ora firma tu, Richard, ma fa presto perché ho voglia di andare a pranzo. Non so ancora. Oh, andiamo, Richard, è soltanto un pezzo di carta. Noi due saremo insieme per sempre, non mi crea problemi. Sono tre copie, Frank le autenticherà. È tutto semplice e chiaro. In caso di sua morte o divorzio, la signorina avrà diritto a un massimo di $300,000. Non voglio firmare. Papà. No, non mi è mai andata giù questa storia dell'accordo. Richard, non essere assurdo. Ti assicuro che non mi importa nulla. È solo una formalità. E io muoio di fame. Scusate, ragazzi, ma non firmerò. Forse sarò all'antica, ma noi domenica sposandoci pronunceremo un giuramento. E io ritengo che sia quel giuramento la cosa che conta. Ci giureremo amore, assistenza, rispetto finché morte non ci separi. No, non ci servono altri documenti oltre l'atto di matrimonio. Vieni, Peter. Scusatemi. Ora mi sento meglio. E ho fame. Dove vuoi andare a mangiare? Dove vuoi tu. I vostri vestiti sono deliziosi. Vi stanno di incanto. Oh, mamma. Sarà così strano che ci sia tutta la famiglia tranne te.
Non preoccuparti per me, ho un bel romanzo che non vedo l'ora di cominciare, starò benissimo. Billy è in ritardo, gli avevo detto alle 7, sono le 7:30. Andiamo, non possiamo aspettare ancora. Tesoro, voi andate pure. Quando verrà Billy, gli dirò io dove è il ristorante. No, io preferisco aspettarlo qui. Va pure, Lori. Vi raggiungeremo. Come vuoi. A più tardi. Buona serata. Jenny, vuoi venire di sopra con me? No, ma è meglio che lo aspetti qui. Jenny, c'è qualche problema? Ma no. Arriverà un momento. Ti auguro una buona serata. E io a te. Abbiamo parlato solo di noi Williams. Dici qualcosa di te. Sappiamo che nostro padre ti ha conosciuta in una boutique, ma non sappiamo nient'altro. La mia vita è iniziata quando ho conosciuto Richard. E i tuoi familiari? È strano che tu non li abbia invitati al matrimonio. Può anche darsi che non voglia farceli conoscere. Controllati, Peter. Troppo champagne. Non badarci. Non sei tenuta a parlare della tua famiglia. Mio padre e mia madre sono morti. Abitavamo a Cleveland, un incidente d'auto, in pieno inverno, strada ghiacciata. Io avevo 7 anni allora, ma ricordo che al funerale giurai a me stessa che non sarei mai andata a vivere in una città dove possa nevicare. Mi hanno adottata degli amici di famiglia. Davvero? Anche Chandler è stato adottato. Anche lui. Non lo avrei mai immaginato. Era un povero orfanello. Solo al mondo. Io e Gwen volevamo dei figli e dopo anni di tentativi a vuoto, adozione. 2 mesi dopo la sua adozione, la mamma si è accorta di aspettare me. E così in 10 mesi hanno avuto 2 figli. Perciò Heather non avrà nessuno che l'accompagni all'altare. Ma cosa vai dicendo, Lori? Qui abbiamo 2 baldi gentiluomini. Chandler, Peter, deciderà la sorte. Chandler, testa o croce? Testa. Ed è testa. Ha vinto Chandler. Il solito fortunato. Va bene, vada per Chandler. Ma solo a una condizione. Che indossi un'ultima volta la sua bella divisa. Io adoro gli uomini in uniforme. Come potrei dire di no alla promessa sposa di mio padre? Qualcosa? Ah, no, non dire niente, ho già capito. Monica, sei la sorella di Billy. E lui ha voluto dare il nome della sua sorellina alla sua barca. No, non sono la sorella, ma sua moglie. E ha dato il nome di sua moglie alla barca. Moglie? No. Ma certo, chiaro. Avrei dovuto capirlo, di chi era il nome scritto a poppa. Non so come mi è venuta l'idea che tu fossi sua sorella. Ehi, dove... Ciao.
Che c'è sotto, Billy? No, no, Sasha, ce lo dico io. Non devi trarre conclusioni sbagliate. Non è proprio il caso. Vedi, sono un'amica. Sono una sua compagna del corso di vela. E Billy è mio, come dire, il mio compagno di barca. Vero? Compagno Billy? Scusate. Lo so, non sarei dovuta venire a rompervi le scarpe. Sono tornate? Dov'è Jenny? Sono furibondo. Stavamo cenando. Jenny le ha telefonate e Lori è corsa via senza dare la minima spiegazione. Quando l'ho saputo le ho detto di chiamarti e metterti al corrente. Ti prego, Richard, ora cerca di calmarti. Saranno qui da un momento all'altro. Si è ubriacata e ha demolito l'auto di quel tipo. Giuro che la rimanderò a disintossicarsi. Allora dovrai trovare un altro centro. Nell'ultimo in cui è stata non tornerebbe neanche morta. Non le abbiamo mai fatto mancare niente. Cosa sarà? Colpa mia? Dov'è che sbaglio? Dovrei dedicarle più tempo, forse. Non capisci? Jenny ha il terrore di deluderti. La cosa che la preoccupa di più è la tua reazione ora che l'hai saputo. Reagisco così solo perché le voglio bene. E diglielo allora. Spero di non passare altre settimane come questa. Beh, il fine settimana dovrebbe essere piacevole. Sbaglio o domani ti sposi? Sì, e mi dispiace anche che tu non sia stata invitata. Sai, abbiamo pensato che sarebbe stato un po' imbarazzante. Soprattutto per lei, forse. Posso capirlo. È incredibile, siamo la coppia di ex coniugi più comprensivi del mondo. Ma all'inizio non è stato così. No, è stato difficile. Quando ripenso a quei giorni, alla fine del nostro matrimonio, per un mio unico sbaglio. Meglio evitare il discorso. Ti prego, vieni anche tu. Dai, ti invito formalmente. Vedrai, Heather capirà. Oh, ne sono convinta. No, davvero, non ho mai iniziato niente senza di te. Continuiamo questa nostra abitudine. Eh? Perdonami. È tutto a posto, tesoro, tutto a posto. Cosa? Jenny si caccia spesso in situazioni del genere. Se non ti avessi accompagnata a casa io, avresti dovuto sorbirti una delle crisi paterne di Richard e sentirlo darsi la colpa delle sbandate di Jenny. Divertente, non trovi? Ogni sera ti porta a casa un fratello diverso. Così è qui che abiti. Grazioso. Ma da dopodomani vivrò a casa vostra. Oh, sto contando i minuti. Io non ti piaccio molto, vero, Peter? Sono un tipo diffidente. Per l'accordo prematrimoniale, naturalmente pensi che abbia intenzione di derubare la vostra famiglia. Non è così? Io avevo firmato l'accordo, Peter. È stato tuo padre a non voler firmare. Buonanotte. Sei riuscita a raggirarlo. Molto bene, devo dire. E continuerai a farlo. Ma io farò in modo che non accada. Non potrai più raggirarlo. Te lo impedirò, Heather. Con ogni mezzo a mia disposizione. Ma che cosa stai facendo? Ho voglia di fare un bagno. Non vuoi tuffarti? No, grazie. Ho paura degli squali.
Hai fatto che cosa? Mi sentivo in colpa verso di lei. Le sue due figlie sono state invitate, anche i suoi figli. Non si farà notare, vedrai. Va bene. Lo accetterò se per te è così importante. Scusa, pensavo che avresti capito. E lo capisco, Richard. Ma anche tu devi capire perché sono contrariata. Volevo che questo giorno fosse solo nostro. Oh, amore, ma sarà solo nostro. No, fermo. Mi rovini il trucco. Va bene, me ne vado, così finisci di prepararti. Richard, mi prometti una cosa? Che tornati dalla luna di miele chiederai a Gwen di cambiare casa? Ci sono centinaia di ville a Beverly Hills. Può andare in un'altra, basta che non sia così vicina a noi. Ora è troppo vicina. Gliene parlerò, te lo prometto. Ciao ragazze. Ciao Samantha. Jenny, posso parlare con vostra madre? Certo, è tutta tua. A tra poco. Avanti con Lori, vi raggiungo. Va bene. Non so come dirglielo. Che cosa devi dirmi, Samantha? Qualche problema? Heather vuole che lei se ne vada. Oh, ma se sono appena arrivata. No, da casa sua. Non la vuole troppo vicina e Richard non si è opposto. Non preoccuparti. Nessuno potrà mandarmi via da quella casa. Né Heather, né Richard. Né nessun altro.